Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come realizzare questo effetto scritta su sabbia, appunto con Adobe Photoshop. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto l'immagine di questa texture di sabbia ondulata, dove appunto gli andremo ad applicare la nostra scritta. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è duplicare il livello. Quindi andiamo qui di fianco, vicino alla pagina dei livelli dove ci sono le tre lineette, clicchiamo, facciamo duplica livello, gli andiamo a dire di aprirselo in un nuovo pannello, il nome lo vado a chiamare mappa e faccio ok. Come vedete lui ci apre un nuovo documento. Quello che andremo a fare ora praticamente è creare la mappa di spostamento che ci servirà per far sì che la nostra scritta segua appunto l'andamento delle onde della sabbia. Quindi, una volta fatto il nostro nuovo livello, andiamo ad applicare un nuovo livello di riempimento, andiamo a fare tonalità e saturazione, ed andiamo a abbassare la saturazione praticamente a zero, in questo modo. Ora andiamo sempre su un nuovo livello di riempimento, andiamo a fare valori tonali, e quello che dobbiamo andare a fare è praticamente accentuare i neri e i bianchi in questo modo, come vedete, in modo che la nostra mappa ci vada a leggere come nero la profondità e come bianco l'altezza, in modo che ci vada a seguire appunto il nostro profilo delle onde della sabbia. Quindi pian piano andiamo ad aggiustare in modo da creare il maggior contrasto possibile. Più o meno in questo modo. Comunque nel caso si può sempre andare a modificare. Ora andiamo a mettere un nuovo livello di riempimento. Andiamo a fare curve. E anche qui andiamo a sistemare la nostra curva dei bianchi in modo da completare appunto il nostro contrasto fra i bianchi e il nero. Una volta ottenuto il nostro risultato, quello che andiamo a fare adesso è, sul livello di sfondo, andare su filtro, sfocatura, controllo sfocatura, e praticamente gli andiamo a dare una sfocatura in base al nostro disegno, in modo da rendere bene o male più fluido il nostro nero e bianco. In un tutorial che penso che fosse quello delle scritte appunto delle scritte sul volto che avevo fatto, c'è stato uno che mi ha commentato in base a cosa vado a delimitare la mia sfocatura per creare la mappa, che anche là era stata creata una mappa di spostamento semplicemente ad occhio. Cioè, se io vado ad aumentare del tutto la sfocatura diventa, come vedete in questo caso, non va bene. Quindi dobbiamo andare a regolare la sfocatura in base alla nostra immagine, così diventa troppo sgranata. Quindi è una cosa che va in base appunto alla nostra immagine, non c'è una legge che dice questo è 3, questo è 2, questo è 1, va a seconda appunto, ripeto, dell'immagine che avete. Io più o meno tengo un raggio di 4, faccio ok, poi andiamo a salvare il nostro documento, quindi file, salva con nome, lo andiamo a salvare appunto nella cartella dove vogliamo, mi raccomando il formato Photoshop, la scritta mappa va bene, facciamo salva, ok, e a posto, e questo al momento possiamo andarlo a chiudere. Ora andiamo a creare appunto la nostra scritta, quindi sul nostro primo disegno andiamo a selezionare lo strumento testo, andiamo a ridimensionare un po' la grandezza, il font usate un po' quello che volete voi, io vado a scrivere adesso Studio 72, gli vado a mettere questo font in stile scritto, scrittura a mano, manoscritto,
vado ad allargarlo un po', lo vado a ruotare più o meno che prenda meglio l'andatura delle nostre onde, in questo modo. Ora, tenendo premuto Command sulla tastiera, come vedete ci viene fuori la manina a seconda del nostro livello, clicchiamo sul livello del nostro testo, come vedete ce lo va a selezionare. Andiamo a selezionare adesso lo strumento sfondo, facciamo Command J, praticamente lui ci va a fare a duplicare il tracciato della nostra scritta. Andiamo a deselezionare appunto la nostra scritta e adesso andiamo a interagire appunto sul livello che siamo andati a duplicare. Per creare appunto il nostro effetto facciamo doppio clic di fianco livello 1, che sarebbe appunto quella della scritta che siamo andati a duplicare, ci apre gli stili di livello e noi andiamo a fare smusso ed effetto rilievo. Se non lo avete qui, vi basterà andare qua su FX, che sarebbero gli effetti, e vedete qua vi dà tutte le opzioni di effetti. Se fate mostra tutti gli effetti, lui ve li mette tutti, così anche in un futuro siete a posto. Quindi andiamo a selezionare smusso ed effetto rilievo. Come vedete ci dà già questo tipo di effetto. Se noi andiamo appunto, vedete, sul nostro effetto che siamo andati a selezionare, ci dà i vari parametri. Come stile andiamo a mettere appunto effetto rilievo cuscino. Come tecnica scalpello del ciso. La profondità scegliete voi in base alla profondità che volete dargli. Io gli vado a dare tipo un 74%. Direzione giù, dimensione idem, guardate voi come fare. È chiaro che secondo me su un 20-21% è perfetto. L'attenuazione praticamente vi dà quanto marcato o quanto andarlo a sfumare. Io lo porto su un 10-11. L'angolo gli vado a dare 125 gradi. Questo qua sarebbe praticamente l'angolo delle ombre. Vedete, in questo caso sarebbe troppo marcato. Io lascio un 125. E possiamo andare a scegliere appunto il tipo di luce da andargli ad applicare. Quindi, metodo di luce. Io semplicemente sono andato a selezionare la parte di sabbia più chiara. Ok. Mentre quello di ombra sono andato a selezionare una parte della sabbia più scura. Magari qui leggermente più scura. Facciamo ok. L'opacità anche qui andate a giocare con i parametri. Io lo vado ad abbassare leggermente l'ombra su un 30 e l'opacità del metodo luce. Anche qui guardate quanto volete far risaltare la luce. Io lo lascio su un 40, in questo modo. Ora andiamo a selezionare anche contorno. Andiamo appunto sul livello contorno. Qui, come vedete, di default ce lo dà in questo modo. Noi dobbiamo andargli a selezionare questo, praticamente 1, 2, 3, il quarto, che sarebbe poi l'insenatura profonda. Quindi andiamo a selezionare, come vedete ci crea questo effetto ancora più realistico. Fatto questo, facciamo ok e questa sarebbe appunto la nostra scritta sulla sabbia. Ora non ci basta altro che andare a mettergli appunto la mappa di spostamento in modo che segua le nostre onde della sabbia. Per farlo andiamo in filtro distorsione, andiamo su muovi, lasciamo, magari potete provare a lasciarlo 10 e 10 per fare una prova, dopo dipende anche dal tipo di foto che avete voi. Io adesso lascio 10-10, nel caso si va a modificare. Facciamo ok, andiamo a selezionare la foto mappa che siamo andati a creare prima, apriamo e come vedete ci dà il nostro spostamento, come vedete segue le onde della nostra sabbia. Per me un 10 è un 10 è un troppo, quindi
torno indietro, torno a fare distorsione, muovi, gli vado a dare un 6 e 6. Ok, in questo modo mi piace molto di più, è meno marcato, e questo praticamente sarebbe la simulazione di una scritta su una sabbia. Come vedete, ci segue le onde della sabbia. Una volta fatto questo, salviamo e il nostro effetto è pronto da essere usato. Stessa cosa se volessimo andare comunque a fare una forma. Se noi vogliamo andare a inserire una forma, innanzitutto dobbiamo andargli a dire come tracciato e non come forma. Quindi seleziono questa forma, vado a fare un nuovo livello, faccio la mia barca. Se andiamo in tracciati, come vedete ci dà il nostro tracciato, gli andiamo a dire disegna tracciato con il pennello. Adesso io non so neanche che dimensione, ecco, esatto. Prima di fare questo selezionate il pennello, selezionate il tipo di pennello, dimensione più o meno, andate a vedere di quanto volete che diventi il vostro tratto. Io tengo un 13 pixel, quindi in questo modo. Ora vado a fargli, fammi il riempimento, ok. Se clicchiamo qui ci va via, se clicchiamo qua in mezzo ci va via appunto il nostro segno, e andiamo a fare la stessa cosa. Quindi command, selezioniamo il nostro disegno, andiamo su sfondo, command J, quindi siamo andati a duplicare solo il contorno della nostra barca. Questo possiamo andarlo a togliere. Per non stare ad applicare l'effetto eccetera eccetera, vi basterà andare sul livello 1, quello della scritta, tasto destro, fate copia stile livello, andate sul livello 3, ossia quello della barca, fate incolla stile livello. Come vedete vi incolla già il vostro livello, potete andarlo a spostare, a ruotare in questo modo, e anche qui dopo fate filtro, distorsione, muovi, 6 e 6 come prima, andate a selezionare la vostra mappa e anche qua andate a modificare in base alle onde della sabbia il vostro disegno. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!